Io qualche anno prima scrivo alcune canzoni insieme a un autore che secondo me è stato importante incontrare nella mia vita, che era Delio Cogliati. Con lui ho scritto alcune canzoni che sono ancora nel cassetto e poi ho scritto Regalami un sorriso, che poi Drupi trasformò in una sua canzone, però io l'ho fatto musicando per la prima volta un testo fatto e che aveva una musica che non convinceva con gli altri. Probabilmente Delio aveva scritto questo testo su una canzone, gli era stato scartato, probabilmente, che questo non l'ho mai saputo. So soltanto che un giorno mi ha dato questo testo e leggendolo ho scritto, tra l'altro era in tre quarti per questo, che faceva così. Regalami un sorriso per i miei giorni tristi, per quando farà buio e tu non ci sarai. Per dire, questo mio incominciare a questo mio cominciare a rendermi conto che le mie canzoni, che scrivevo indipendentemente dagli altri, parole e musica, quando incontravano delle parole veramente che avrei voluto scrivere, acquistavano un peso totalmente diverso. Allora un giorno gli ho detto a Delio, portami un'altra canzone, che magari posso provare a scrivere un'altra musica. E lui mi portò questo testo che diceva pressappoco così, che io leggendolo musicai, e faceva così. Ti porterò un bel giorno in cima alla pianura, ti porterò a vedere la dolce mietitura, lontano dai rumori, lontano da chi sai, perché così vicini noi non siamo stati mai. E andava avanti questo e lui disse, guarda, una bellissima idea, adesso però devo trovare un'idea per il ritornello, perché ancora non c'era questo ritornello. Passa qualche anno e io mi imbatto in questo personaggio particolarissimo, altissimo, capitano della pallanuoto del Venezuela, della nazionale del Venezuela, tale Fabrizio Berlincioni, che aveva già militato nella canottieri Napoli e fu amore artistico a prima vista, perché mi era molto simpatico, perché mi fece ascoltare scritte su un libricino alcune frasi e me ne colpì una in particolare che parlava dell'inverno, si chiamava Fantasia d'inverno. Tra l'altro colgo l'occasione per salutare qui, perché poi è diventata una mia canzone, Danilo Madonia, al quale fare un applauso perché è un grande musicista. E Danilo mi ha fatto un arrangiamento che allora mi era un po' ostico, perché io l'avevo pensato un po' più classico, invece quell'arrangiamento oggi, proprio oggi, è attualissimo ancora di come l'aveva fatto lui nel 94. Chiusa questa parentesi. Insomma, cominciamo a scrivere con Berlincioni e ci vedevamo spesso, non ci vedevamo perché dovevamo scrivere delle canzoni su ordinazione, ci incontravamo per il piacere di mettere insieme parole e musiche delle nostre voglie di scrivere delle belle canzoni. Un giorno mi doveva portare un testo su una musica che avevo dato a lui. E lui, quando arrivava da Napoli, aveva l'abitudine di mettere questa borsa sul mio divano e andava direttamente in bagno. E quella volta ha detto, guarda, ho scritto un testo pazzesco, e si chiama Storia di luci. Io leggo questo testo e dico, guarda, bisognerebbe che tu ci lavorassi sopra. E poi è successo che in una seconda volta, quando mi ha riportato quel testo che è ancora nel cassetto, dice, guarda che l'ho rifatto, lo trovi in fondo al block notes. Io vado in fondo al block notes e la musica di Storia di luce aveva totalmente, era un'altra canzone. E leggo, scritto non tipo canzone, per dire, ma proprio tipo come lettera su un block notes a quadretti, e leggo, ti lascerò andare. Io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere, così potrai, no, scontrarti l'ha scritto forse Guardotti, però così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. E io ho detto, ma questa qui è bellissima, solo che hai sbagliato tutta la metrica. Allora lui, con l'accento napoletano, dice, guarda, mi chiamano Fagit,
perché fa da Fasano, G da Gianfranco e T da quando mi telefonerai la prossima volta che è Tommaso, quindi Faggi. E io sono stato folgorato da quelle parole che non avevano nulla a che fare con la metrica. E lui dice, ma guarda che quella non è la canzone, è nel foglio prima, quella è una lettera che sto scrivendo, che ho scritto in treno mentre venivo e l'ho dedicata a una ragazza che tutte le sere vedo, lui abitava in una mansarda già a Piacenza, vedevo quando veniva su e vedevo di fronte a me, solo che questa ragazza ha 16 anni, lui aveva quasi 30 anni, ed è favolosa, questa ragazza probabilmente non potrò mai conoscerla, invitarla a cena perché è troppo giovane. Allora ho deciso di regalarle questa lettera. Allora io ho detto, posso musicare questa lettera? Ho detto, è impossibile perché non c'è né ritornello, né metrica, non c'erano i presupposti. Non lo so che cosa è successo, nel mio cervellino, come diceva Carlo, probabilmente avevo questa musica legata a due parole di cui una aveva l'accento, ti porterò, e questa cosa diceva, ti lascerò andare. Allora mi sono messo al pianoforte e leggendo, quasi di getto, ho adattato quella musica che avevo in qualche maniera abbozzato qualche anno prima. Ti lascerò andare, io che non ho avuto mai il privilegio di poterti trattenere. Così potrai viaggiare in quei sogni che si fanno quando si vive intensamente la tua età. Ti lascerò provare a dipingere i tuoi giorni con i colori accesi dei tuoi anni. Ti aiuterò a sconfiggere i dolori che verranno, perché saranno anche più grandi delle mani che ti avranno. E lascerò ai tuoi occhi tutta una vita da guardare, ma è la tua vita, e non trattarla male. Ti lascerò crescere, ti lascerò scegliere, ti lascerò anche sbagliare. E qui la lettera andava avanti. Ti lascerò. Decidere per chi sarà al tuo fianco piuttosto che permettere di dirmi che sei stanca. Lo faccio perché in te ho amato tutto il tuo coraggio e quella forza di cambiare per poi ricominciare. Sceglierne una sola, o se tu vuoi.